E certamente c'è il tema del passaporto vaccinale. Se ne sente parlare anche per poter muoversi. E a cosa serve? Che cos'è? Ma insomma, è la volontà di diciamo, creare delle condizioni regolamentate per una ripresa la più rapida e la più ampia possibile di quella che è la nostra vita collettiva, economica, sociale, commerciale e quant'altro. Cioè, noi oggi, se facciamo uno spaccato del nostro paese, abbiamo circa 11 milioni di persone che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino. Abbiamo circa 6 milioni di italiani consapevoli o meno che hanno già contratto l'infezione, quindi siamo un numero di circa 17 milioni di persone su una popolazione complessiva che può essere approssimabile al valore di 60 milioni, che in qualche modo, in qualche misura è già protetta. Allora, è chiaro che col crescere di questa percentuale, nel nostro come in altri paesi, si arriverà alla necessità di ripristinare tutta una serie di attività e di servizi che magari inizialmente saranno riservati a chi evidentemente non può essere contagiato o ha un rischio bassissimo di essere contagiato e chi ha un rischio bassissimo di contagiare gli altri. Quindi il presentare, come fanno già in molti altri paesi, un passaporto, una certificazione, un qualcosa che attesti che il soggetto non è a rischio né per sé, per quanto riguarda se stesso né per gli altri, permetterà di riaprire via via le attività, ma anche a livello internazionale, come suggeriva il professor Stecco, cioè anche a livello dei viaggi, viaggi aerei e quant'altro. Questo perché evidentemente non possiamo aspettare che l'ultimo italiano sia vaccinato prima di ripristinare tutta una serie di attività. E quindi questo può essere quello strumento che rende possibile, diciamo, la riapertura di una serie di attività.